Ciao a tutti ragazzi, bentornati! Allora, prima di tutto, prima di cominciare questo video, vi dico che ho Snapchat, quindi vi volevo invitare tutti ad aggiungermi su Snapchat, perché altrimenti mi ritrovo a parlare principalmente da sola, perché non molti dei miei amici hanno appunto questo nuovo social, nuovo per modo di dire, sono io che arrivo sempre tardi. Comunque, mi trovate come MartinaBelli17, quindi mi fa molto piacere se mi aggiungete, se così che anch'io possa conoscervi, possa aggiungervi di conseguenza e possiamo vederci di persona, insomma. Quindi, questa è la prima cosa. La seconda è che, come vedete, ho di nuovo cambiato posizione. Sono in casa nuova, finalmente. La casa non è proprio finita, però quasi, quindi questa è la mia camera, ancora ci sono delle cose in quella parte da mettere a posto, comunque ormai siamo addirittura d'arrivo, grazie al cielo, e quindi oggi ho deciso di filmare qui. È la prima giornata di vero caldo che c'è quest'anno, quest'estate, quindi sono molto ottimista e molto felice di fare anche l'inaugurazione in una giornata così bella. Allora niente, oggi voglio fare il video, come avrete visto dal titolo, sempre della rubrica parliamo di, e in questo caso voglio parlare di libri scritti in una maniera un po' particolare, comunque quei libri dove l'autore ha utilizzato delle tecniche, delle tattiche molto particolari e che mi hanno colpita e affascinata. E niente, cominciamo subito. I primi due libri ve li voglio presentare insieme perché hanno più o meno lo stesso, diciamo, lo stesso filone, seguono. Il primo è Stabat Mater di Tiziano Scarpa e l'altro ve lo lascio qui perché non ce l'ho con me, ed è Dobbiamo parlare di Kevin, anche se adesso troviamo solo il titolo cambiato, insomma si ritrova E ora parliamo di Kevin. Comunque seguono più o meno lo stesso filone perché questo è praticamente ambientato in un orfanotrofio dove la protagonista è una ragazzina appunto dell'orfanotrofio, e mi è piaciuta la tecnica utilizzata dall'autore di scrivere attraverso delle lettere che la ragazzina scrive a sua madre, la madre che l'ha abbandonata, la madre che appunto ha determinato che lei fosse in quell'orfanotrofio. Mi è piaciuto molto il fatto che l'autore sia riuscito ad entrare benissimo nella mente di una ragazzina, portandola a scrivere delle frasi a tratti poetiche. Quindi vi giuro che è un libro da leggere e che coinvolge tutti i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, ci sa, non lo so, secondo me ci sa veramente incantare, proprio perché la scrittura di Tiziano Scarpa è incantevole. Appunto, la tattica utilizzata è quella della lettera, ma la lettera scritta a qualcuno che sappiamo che non tornerà mai o che comunque non vedremo mai più nella nostra vita. È molto bella anche la storia, quindi ve lo consiglio in ogni caso come libro, perché lei, la ragazzina, insomma, diciamo, riesce a trovare un'unica via di scampo da questo orfanotrofio, dal tedio, dalla noia, dalla solitudine dell'orfanotrofio, ed è suonare il violino e incontrare una persona particolarmente importante, che poi è un personaggio realmente esistito, ma non vi dico chi perché voglio che lo scopriate da soli, che appunto la seguirà in questo percorso musicale e che la aiuterà ad affrontare la vita in orfanotrofio. Comunque il libro è bellissimo e lo ricollego all'altro libro, quindi a Dobbiamo parlare di Kevin, proprio perché anche in questo caso ci sono delle lettere scritte ad un altro personaggio, che il quale personaggio noi non vediamo mai. In questo caso si parla di un fatto, in realtà molto spesso se ne sente parlare, insomma, al telegiornale, un fatto di cronaca comune in America, dove appunto un ragazzo entra in una scuola e con arco e frecce uccide alcuni dei suoi compagni. La storia è scritta appunto dal punto di vista della madre del ragazzo, che scrive delle lettere a suo marito, delle lettere nelle quali cerca di analizzare la vita di questo ragazzo fin da quando era piccolo, quindi da quando è nato fino all'età appunto in cui ha commesso questo crimine. Non posso svelarvi altro del perché secondo me è una scrittura particolare, legata in particolare al fatto delle lettere, perché ovviamente vi svelerei il finale perché c'è un grandissimo colpo di scena. In molti hanno parlato di questo libro, ne parlano sempre bene, quindi sappiate che vi merita leggerlo perché è veramente coinvolgente, ma soprattutto vi farà rimanere a bocca aperta appunto. E in ogni caso, ecco, la scrittura mi è piaciuta, la particolarità della scrittura è stata proprio quella di scrivere delle lettere di un altro personaggio che noi non vediamo mai e sapere tutta la storia attraverso le parole scritte in delle lettere, e questo niente, mi ha colpita.
Altro libro di cui vi parlo è La storia infinita di Michael Ende. Non sto a raccontare più di tanto perché molti di voi lo conoscono, anche se in realtà è un grande classico che è andato un po' più di moda, tra virgolette, quando io ero alle scuole medie, mentre adesso in pochi me lo chiedono anche in negozio, vuol dire che non è un titolo molto molto... non so, molto molto ricercato. Comunque la particolarità della scrittura di questo libro è ovviamente l'utilizzo di due colori, ecco, come potete vedere qui. Quindi abbiamo il colore verde e il colore rosso, non ricordo quale dei due corrisponda a cosa, comunque uno dei due corrisponde al momento attuale, quindi la realtà del protagonista e la sua vita di tutti i giorni, mentre l'altro colore corrisponde a ciò che il protagonista legge nel libro La storia infinita, ecco, per farvi capire. Questa chiaramente è una bellissima trovata, mi è piaciuto molto, secondo me anche super coinvolgente e stimolante, anche da far leggere proprio ai ragazzi delle medie che magari non hanno voglia durante l'estate di leggere niente perché è finita la scuola, e questa può essere una bella idea perché non soltanto un'avventura, quindi è travolgente, coinvolgente, ci sono dei bei messaggi di amicizia, di lealtà, dei messaggi positivi insomma, e poi appunto è ancora più avventuroso perché a volte anche queste scritture un po' particolari aiutano a coinvolgere il lettore e a tenerlo ancora più concentrato e attaccato alle pagine. Altro libro di cui vi parlo è Canale Mussolini di Antonio Pennacchi. Allora, qualcuno, se mi seguite da un po' di tempo, sapete che ho letto questo libro con il mio club del libro e che il libro purtroppo non mi era piaciuto, proprio perché la scrittura è talmente particolare che io non sono riuscita ad apprezzarla in pieno. Però perché ve lo consiglio? Perché la mia opinione all'interno del club del libro non era assolutamente quella maggioritaria, nel senso che a molti il libro invece è piaciuto proprio grazie a questa scrittura così particolare. Oltretutto questo autore, se non erro, è arrivato in finale per il premio Campiello, non vorrei errare se dico in modo sbagliato, ve lo scriverò. In ogni caso è un autore che comunque, ecco, è riconosciuta la sua bravura a livello nazionale, quindi probabilmente la mia è soltanto una piccola opinione trattante e a voi potrebbe effettivamente piacere questo libro. Perché io vi dico che è scritto in modo particolare? Questo libro racconta di una famiglia che si sposta nelle paludi pontine per appunto la bonifica voluta da Mussolini. Allora, la particolarità è proprio che uno dei discendenti di questa famiglia racconta attraverso queste pagine la storia della sua famiglia come se, anzi, nello stesso modo in cui i suoi parenti gliel'hanno raccontata, ma lui non soltanto riporta il racconto, lui riporta proprio le parole utilizzate dai suoi parenti per raccontargli la storia, quindi la scrittura è davvero particolare perché è piena di ripetizioni, di errori grammaticali, di divagazioni, ci sono veramente un sacco di momenti in cui si parla di una cosa e l'autore, e il narratore si ricollega a qualcos'altro lontano nel tempo e nello spazio, parla di quell'altra cosa per poi tornare all'argomento principale, esattamente come facciamo noi quando parliamo. È questo che probabilmente mi ha un po' scombussolata, nel senso che ci sono stati dei punti in cui queste ripetizioni, questi errori e queste divagazioni mi hanno un po', mi hanno distratta e quindi mi risultava un po' pesante da leggere, ma in realtà ci sono state appunto delle persone che dopo averlo letto mi hanno detto a me è piaciuto proprio perché mi sembrava di sentire i miei genitori raccontare le storie. È proprio questa la particolarità, il fatto di leggere un libro, ma in realtà abbiamo l'impressione di non leggere, ma di ascoltare qualcuno che ce lo racconta, che è veramente una cosa sensazionale e soprattutto è un'impresa molto difficile e l'autore ci è riuscito in pieno. Altro libro molto particolare e scoperto per caso è Etta e Otto e Russell e James di Emma Hooper. Allora, io ho letto questo libro appunto proprio per caso perché mi attirava la copertina e il titolo in negozio, quindi me lo sono portato a casa e alla fine è entrato a far parte della mia libreria. Allora, la particolarità di questo libro sta proprio nella scrittura. Ovviamente la trama ve l'ho già raccontata in altri video, però più o meno per rendervi conto si parla di un uomo e di una donna anziani, il fatto che la donna, che ha anche un principio di Alzheimer, decida di partire per andare a vedere il mare, che lei non ha mai visto durante tutta la sua vita, e decide soprattutto di partire a piedi lasciando soltanto un biglietto al marito, il quale decide di aspettarla a casa, e lei quindi affronterà questo viaggio lunghissimo da sola, accompagnata soltanto da James, che è appunto un cane che la incontra durante il suo viaggio.
la particolarità, e questo lo voglio dire prima della vera particolarità della scrittura, sta nel fatto che secondo me l'autore è riuscito a rendere benissimo il pensiero di due persone anziane, nel senso che ci fa capire che la mente degli anziani è uguale a quella dei bambini, quindi con pensieri molto semplici, molto lineari, davvero elementari, genuini e quindi più puri, quasi come se fossero più corretti proprio perché così semplici. E secondo me, io perlomeno ho ritrovato molto il modo di pensare anche delle persone anziane che conosco, dei nostri nonni, eccetera. Quindi questa cosa è resa benissimo, oltretutto è divertente, coinvolgente, carico di bellissimi sentimenti. Io ve lo straconsiglio perché è molto carino. La particolarità nella scrittura sta proprio nel fatto che, come vedete, alcuni capitoli sono numerati, altri no. In questo caso, per esempio, il capitolo comincia soltanto con una grechina, oppure ecco qua, ci sono dei capitoli lunghi una pagina, dei capitoli lunghi a malapena due righe, per farvi capire, ecco qua, questo è numerato ed ha soltanto poche righe, questo non è numerato ed ha poche righe, quindi è una scrittura molto molto dinamica. Quando leggiamo il libro non sappiamo mai che cosa aspettarci dopo. Credo che questo sistema si è utilizzato dall'autore proprio per, diciamo, far concentrare il lettore nelle parti che lui voleva, dove lui voleva noi ci concentrassimo. Quindi per dare risalto ad alcune frasi, ad alcuni passaggi, ad alcuni pensieri, sono state utilizzate appunto le parti bianche della pagina per dare risalto solo a ciò che lui voleva notassimo e leggessimo con attenzione. E questo ha reso la lettura più veloce, più scorrevole e più dinamica, e mi è piaciuto veramente, veramente molto. Ultimo libro, ovviamente ve lo dovevate aspettare perché probabilmente quello scritto nella maniera più strana possibile, è La nave di Teseo di Straka, anche se in realtà il libro è stato scritto da J.J. Abrams e Doug Durst. Quindi questa è la confezione a scatola e questo è il libro. Vi lascio sotto il link dove vi parlo in modo approfondito della nave di Teseo. Ne avete comunque sentito parlare, sapete di cosa parla, io ve lo dirò diciamo velocemente. In ogni caso questo è un libro ideato come se fosse un libro di biblioteca, quindi un libro trovato da due ragazzi che stanno indagando sulla vita di Straka, quindi dell'autore di questo romanzo, che ovviamente non esiste, il quale risulta circondato da un alone di mistero, e quindi niente, praticamente i due ragazzi, scambiandosi il libro, riportandolo in biblioteca, facendolo appunto, prendendolo in prestito man mano, una volta l'uno e una volta l'altro, si appuntano ai bordi delle pagine. Ora cerco di farvelo vedere per rendere chiaro ciò che sto dicendo. Ecco qua, ai bordi delle pagine si appuntano delle annotazioni che si scambiano per appunto cercare degli indizi sull'autore all'interno della trama del libro. Abbiamo quindi due punti di vista, uno è quello la trama del libro, quindi proprio la storia raccontata all'interno del libro, e l'altro è quello dei due ragazzi che scrivono ai margini. Per rendere ancora più veritiero questo libro, i due ragazzi non scrivono, le annotazioni non sono scritte in ordine cronologico, quindi troviamo delle annotazioni scritte prima e scritte dopo in pagine diverse, state utilizzate penne diverse, scritture diverse, ci sono degli scarabocchi, lettere più piccole, lettere più grandi, insomma è curato veramente nei minimi dettagli. E all'interno del libro poi troviamo fogli come questi, fazzoletti dove vengono presi degli appunti, cartoline, ritagli di giornale, fotocopie, insomma tanti altri piccoli indizi che i due ragazzi raccolgono e che si vogliono scambiare all'interno del libro. Non vi dico altro, anche perché ne ho già parlato in modo approfondito in un altro video. Comunque questo è probabilmente il libro che io abbia letto più particolare in assoluto, cioè è veramente qualcosa cioè ci fa proprio andare fuori di testa, anche perché se uno avesse voglia e tempo, la cosa bella sarebbe mettersi lì e cercare di riordinare tutte le note in modo da riuscire ad avere una concezione di ciò che loro due si stanno dicendo e stanno scoprendo un po' più lineare, perché ovviamente ci confonde leggere le note in ordine sparso, ma è questo probabilmente anche lo scopo del libro e lo scopo che avevano gli autori, il fatto di renderlo talmente reale che, come sarebbe quasi incomprensibile nella realtà, così lo deve essere nella finzione, perché ovviamente questo è un libro stampato in tantissime copie, non è realmente un libro di biblioteca. Io spero di essermi fatta capire, non sono sicura.
Bene ragazzi, il video finisce qui. Mi è venuta in mente mentre parlavo che forse nel mio gesticolare avete visto che qui ho un mega livido. Volevo soltanto dirvi, perché magari qualcuno mi fa la domanda, non è successo niente di grave, sono solo scivolata e caduta mentre portavo fuori dalla pizzeria due pizze e andavo verso la macchina del maritino. La prima cosa che mi chiedono è sempre come sono cadute le pizze si sono salvate. Comunque io mi sono fatta, ho picchiato il braccio, quindi mi è venuto un mega livido, però sta guarendo, quindi non vi preoccupate, non sto subendo maltrattamenti. E niente ragazzi, aggiungetemi su Snapchat perché voglio assolutamente utilizzare questa applicazione, perché mi piace da morire, mi diverte da morire anche seguire le altre persone, quindi probabilmente anche a voi farà piacere seguire me. Martina Belli 17, ve lo ricordo, comunque vi scrivo tutto qua sotto, anche su Instagram se volete seguirmi vi lascio tutto sotto, e vi ricordo che se volete io posso inviarvi dei libri. E basta, questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo venerdì con un altro video. Ciao!